La tradizione unita alla tecnologia, la ricerca abbinata alla didattica, fusione tra realtà e virtuale. 10 anni di Unicusano, 10 anni di vita dell'università nata il 10 maggio 2006 e cresciuta fino a oltrepassare i confini italiani. Legalmente riconosciuta dal MIUR, l'Università Niccolò Cusano mette a disposizione dei circa 18.000 iscritti un campus progettato sul modello dei college anglosassoni immerso in un parco verde di oltre 6 ettari. C'è una tappa della crescita dell'Ateneo di cui è più orgoglioso? Vedere questi 16.000 metri quadri, questo parco, gli studenti che girano, quindi aver realizzato un vero e proprio campus con logica, con la mentalità americana all'interno della città di Roma, penso che questo sia veramente motivo d'orgoglio per tutti noi. All'Unicusano le giornate degli studenti si dividono non solo tra lezioni ed esami, ma anche sale lettura, una mensa, una palestra sempre a disposizione, una foresteria da 300 posti letto e addirittura una radio in FM. L'Unicusano offre agli iscritti un'ampia gamma didattica, 17 corsi di laurea e master di primo e secondo livello, 70 learning center e oltre 40 sedi d'esame in Italia. L'Ateneo si caratterizza anche per la forte vocazione internazionale grazie all'apertura di sedi all'estero, prima fra tutte quella di Londra, e alla partecipazione al progetto Erasmus+. Tanti successi raggiunti, quali sono gli obiettivi per il futuro? Gli obiettivi per il futuro sono la stessa crescita, lo stesso entusiasmo, la stessa passione di questi 10 anni. Quindi poter raggiungere gli stessi obiettivi che sono stati raggiunti durante questo percorso e, perché no, forse posizionando l'asticella anche un pochino più alta. Compleanno in doppia cifra anche per la fondazione della Niccolò Cusano, impegnata nella ricerca medico-scientifica e nella divulgazione. Una crescita rapida, intensa, costante, che ci ha portato a conseguimento di risultati brillanti sia nell'attività didattica che in quella di ricerca. Sono ovviamente le due attività attraverso le quali si snoda tutta la vita di una università. Proprio la vocazione scientifica dell'Ateneo ha permesso la nascita negli ultimi anni di numerose iniziative editoriali come il settimanale Unicusano Focus Sport e Ricerca e Unicusano App, il mensile dedicato all'alimentazione e al benessere. Ma il progetto più ambizioso forse è quello legato al Fondicalcio, la squadra portavoce della ricerca acquistata dall'università proprio per informare e sensibilizzare sull'importanza della lotta alle malattie. Non pensavamo che dopo 10 anni si potessero raggiungere i livelli che abbiamo già raggiunto.